Cerca sempre, ormai è lanciatissimo come cabaret. Proprio una delle figlie che ha adottato l'assegno. Con tutte persone che noi abbiamo conosciuto. Centralina a disposizione, arrivasse qualche... E allora amici, eccoci di nuovo a parlare di... I nostri suonano ospiti. La porta, facciamo entrare ecco i nostri ospiti. Buongiorno. Anche se noi abbiamo il ferro di collo all'ingiù. Accomodatevi. Buongiorno, pure, accomodatevi. Buongiorno. Oh, caro maestro, buongiorno. Vediamo un pochino. Il discorso del sale parte un po' anche dal fatto che Gesù infuse la sapienza attraverso il sale e poi in realtà... Ma, sì, e ti chiedo a te. Quando siamo a tavola, la signora si alza. Spero che a casa ce ne sono altri di aspettali. Sì. Che tipo di cane? Insieme a lei c'è anche Maria, che vedo che sta combattendo. Pensa alla scelta di un cane, è giusto che si faccia così? No, è un cane che nel film aveva atteggiamenti dopo un po' abbandonato, avevamo i canili pieni di dalmata. Allora, il mio timore, non vorrei che succedesse la stessa cosa con gli Akita Inu. Ecco, perché? Gli Akita Inu. Perché nel film, devo fare due riflessioni. Sì, che di questo cane, cioè a chi è consigliato, se tu dovessi dire, possono scegliere un cane così, persone che... Che hanno innanzitutto polso, perché è un cane di carattere, ha un carattere molto... Quindi a chi lo consiglio? A una persona... Che mi piaceva tanto indossare sono sicuramente i tacchi alti. Ahimè, messi da parte i 10-12 centimetri, ho dovuto scegliere delle scarpe un po' più comode, magari delle scarpe da ginnastica. In primis sicuramente comprerò i miei jeans con la fascia, giusto perché non voglio rinunciare a questo capo, e poi tanti altri vestitini. Anzi, per esempio... le gambe gonfie, le famose gambe gonfie. È in gravidanza. È vero, è proprio così. Tendono ad avere questo senso di fastidioso gonfio. Allora, Fabrizio, io vengo a salutare gli ospiti se intanto... Sì, raggiungici. Io intanto do il buongiorno al professor Mattina. Buongiorno alla signora che si è rivolta a lei per risolvere un problema estetico. Professor Valeriani. Aria, che prepara dei giovani. Come no, e come no. Quindi la selezione psicologica del paziente in maniera da evitare... che o il paziente sia motivato. Anastasia, insomma, la vediamo, una ragazza molto molto carina. E questa cosa mi creava un po' di imbarazzo, era un piccolo disagio. Qualità funzionali, respiratori. Facciamo una simulazione per sta brocca. Ma dai. Come la 20 da quindi entra due Luca! Per uno, due. Ma non guarda. Luca lui, Luca De Nicola, te ne devi andare. No, siamo te ne devi andare al posto io. Posso, non sei da non devi essere. Avrebbe condiviso, avrebbe da buon uomo. Ma va bene detto. Così, no? Ma assolutamente. Ma va benissimo così. Allora, Tizia è carina e anche un po' curiosa. Vi faccio vedere questo ippopotamo che si chiama Nikika. È un ippopotamo che hanno trovato in Montenegro. Martina. Luca, vieni, che succede? La regina. Sono tanti gli autori che ho avuto la fortuna di interpretare, a parte Domenico Starnone, Italo Calvino. Quindi oggi ci occupiamo della moda oggi uomo. Oggi finalmente a grande richiesta ci occupiamo di moda uomo, infatti vedi sono rimaste le nostre amiche perché è molto interessante lo spazio, visto che anche tu avevi, Fabrizio, chiesto tante volte, ma gli uomini. Allora, amo non parlare dell'uomo moda uomo. Assolutamente vero, uomo. Voglio presentarvi subito gli esperti che poi ci commenteranno la sfilata che fra pochissimo. Allora, carissime Emilia, siamo pronti per la sfilata? Dov'è? Che fai? Che fai? Questa... Siti archeologici anche per incrementare il vostro turismo. Ma pubblico e privato stiamo cercando di percorrere strade. Sono le sensazioni, le sfumature soprattutto delle note speziate e qui veramente è una... Che oggi è qui con noi. Buongiorno, buongiorno. Andrea, ma prima di iniziare a parlare con te vediamo insieme... Allora Andrea, ho visto che guardavi con gli occhi quasi sognati, però Beh sì, adesso vediamo. No vabbè, io so che ci sei riuscita, però non vedo l'ora davvero. Sì, serenità. A domani mattina, grazie. Che corsa, che fiato.